Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi parleremo di attrezzatura video per fare vlog. Molte persone pensano che sia necessario avere un'attrezzatura costosissima e videocamere di qualità 4K, Ultra HD e cose del genere per poter iniziare a fare dei semplicissimi vlog su YouTube. Invece oggi vi svelerò che non è così. Infatti ci sono molte persone che hanno iniziato a fare video semplicemente con il proprio smartphone, come faccio io. Io non ho nessuna videocamera costosissima eccetera, ma comunque, dato che vloggare è sempre stata la mia passione, ho deciso di iniziare questa avventura su YouTube utilizzando il mio smartphone, che è un Huawei P20 Lite. Uno smartphone ti permette di fare tutto quello che potresti fare con una videocamera, ovviamente con una qualità minore rispetto a quella di una videocamera fatta proprio per quello, ma a noi non interessa perché dobbiamo prima iniziare e capire che cos'è che vogliamo veramente portare, che cos'è che vogliamo fare veramente su questa piattaforma. Infatti, magari in un futuro video vi mostrerò anche il mio rig, tra virgolette, ciò che utilizzo per registrare tutti i miei video e magari anche cosa uso per editare tutti i miei video e come lo faccio. Quindi se volete quel video fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Comunque, tornando a noi, basterà avere un semplicissimo smartphone con una qualità almeno in 1280x720, quindi in 720. Ci basterà avere il telefono e magari, se proprio vogliamo, un microfono esterno, e va bene anche quello degli auricolari, perché gli auricolari di solito hanno dei microfoni di qualità abbastanza buona. E ciò che dovremo fare è semplicemente prendere il nostro telefono e iniziare a registrare. Infatti ragazzi, non c'è bisogno di avere costosissime macchine fotografiche o comunque videocamere per poter fare un vlog. Alla fine l'importante è avere una storia da raccontare e saperla raccontare. Ovviamente non sto dicendo che avere una videocamera non fa la differenza o che avere una videocamera non possa aiutare per quanto riguarda la qualità eccetera, ma al momento non interessa, perché come già detto prima, a noi interessa iniziare, capire quello che vogliamo fare veramente e poi in futuro decidere se ci conviene o meno intraprendere questa strada e se vogliamo o meno spendere dei soldi di nostra spontanea volontà, appunto, in attrezzatura. Un consiglio che posso darvi per fare dei vlog di qualità, comunque anche con il vostro smartphone, è quello di mettervi in una zona abbastanza illuminata. Io adesso sto, per esempio, utilizzando la lampada sulla mia scrivania per illuminarmi, in modo che non mi si veda buio, e magari mettersi in un luogo chiuso, quindi appunto in una stanza e non all'aperto, che ci sono molti rumori di fondo come macchine che passano, cani che abbaiano e cose del genere. Un altro consiglio molto importante che posso darvi è quello di aggiungere della musica di sottofondo ai vostri video, il che renderà il tutto più bello. Uno, coprire il rumore di fondo, e due, comunque aiuterà a migliorare l'audio nel vostro video, perché comunque magari mentre state facendo una pausa respiratoria, insomma, si sentirà la musica e non si sentirà altro. Un altro consiglio ancora che posso darvi per migliorare la qualità è quello di effettuare una color correction al video. Per esempio, nel mio video vedrete una colorazione teal and orange, praticamente, che va sull'arancione. Questo perché mi piace molto quella tipologia di colore e perché voglio rendere i miei video più colorati, insomma, perché comunque sappiamo che una videocamera o comunque uno smartphone non rispecchiano i colori come sono nella realtà. Quindi magari cerchiamo di dare di noi un colore che ci piace e che non faccia sembrare il tutto troppo piatto. Per crescere su YouTube, secondo me c'è bisogno di spammare, almeno all'inizio, ovvero pubblicizzare il proprio canale, sia magari agli altri creator, quindi appunto agli altri youtuber, sia magari ai propri amici e a persone che potrebbero essere interessati a quello che facciamo. Quindi un consiglio che vi do è quello di crearvi un profilo di Instagram dove pubblicare tutti i video man mano che escono. Ad esempio, qua sotto in descrizione troverete il mio profilo di Instagram dove faccio delle stories ogni volta che esce un nuovo video o comunque quando lo sto editando, per farvi sapere che appunto c'è un video. Quindi vi invito a seguirmi così non vi perdete i prossimi caricamenti. Però ovviamente se avete un profilo social vi dovete ricordare di aggiornarlo sempre, quindi migliorarlo sempre di più man mano che andrete avanti. Un'altra cosa che vi posso dire è quello di non demordere, perché all'inizio sarà difficilissimo crescere su YouTube e farsi conoscere, infatti anche io sto provando questa sensazione. Però ragazzi, secondo me pian piano, con il tempo, si riesce a far tutto. Ok ragazzi, io direi che per questo breve video può essere tutto. Spero vi sia stato d'aiuto, spero che vi sia piaciuto, quindi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Intanto io vi invito a seguirmi su Instagram, sul mio profilo privato e quello pubblico, che appunto riguarda il canale, sia su Twitter e sugli altri social che trovate qua sotto in descrizione. E se volete, ho anche aperto da poco un blog che sta ancora in fase di elaborazione, che trovate appunto qua sotto,
e vi invito a dargli un'occhiata per farmi sapere che cosa ne pensate. A me farebbe davvero molto molto piacere. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se siete nuovi, così non vi perderete futuri caricamenti, e se volete lasciate un like al video per farmi sapere che vi è piaciuto. E niente ragazzi, vi aspetto settimana prossima con un prossimo video qua sul canale. Bella!